Buongiorno colleghi ed amici, mi chiamo Stefano Perrotta e sono l'ispiratore del progetto Case di Famiglia. Oggi è il mio compleanno, sono stato festeggiato con una teglia di pizza. La pizza è un piatto nazionale, come sapete, a bassissimo costo e di grande qualità se gli ingredienti sono buoni. Ed è anche una metafora che a me occorre per spiegare l'argomento di oggi, che è quello del restauro conservativo. Prima di fare questo vorrei però superare, necessario credo, un pregiudizio di carattere culturale, ideologico e profondamente razzista. Noi italiani siamo i primi razzisti verso noi stessi perché adottiamo modelli culturali e comportamentali che appartengono a culture esterne, anglosassone o d'oltralpe, invece di generare modelli propri, come avveniva qualche secolo addietro. Per questa ragione io ho seguito delle idee di architettura e architettura di interni che nascono e si sviluppano nel nostro paese, non sono mie, ma che io veramente condivido, e sono quelle del restauro conservativo. Si usa dire as is, questo termine nasce nel mondo dell'antiquariato e del restauro delle moto e delle auto d'epoca per definire la rimessa in funzione di un bene mantenendone le caratteristiche originali ed avendo come conseguenza un costo di restauro, di ristrutturazione estremamente meno elevato. Questo significa andare a fondo su ogni dettaglio, ma nel nostro caso, traslando questo nel mondo immobiliare, non è difficile capire quanto di quello che noi troviamo in un immobile ancora una ottima funzione d'uso e fatte pochissime variazioni che riguardano essenzialmente quelle parti che non sono più moderne o che hanno una funzione d'uso ormai non comoda o che sono deteriorate, vanno cambiate, ma cercando, come dicevo, di mantenere al massimo quelle cose che ancora hanno la possibilità di essere utilizzate, non solo si mantiene lo spirito originario, ma si risparmia tantissimo, purché non si facciano, non si dia troppo ascolto a geometri, architetti che vogliono rinnovare tutto, aumentando i costi e perdendo spesso lo spirito originario. Ci sono pavimenti anni 70 davvero belli, con disegni cashmere, o addirittura bagni con colori improbabili, come per esempio il blu notte nei sanitari, scioccante, ma che oggi sono tornati di moda, naturalmente con disegni diversi. Il bello è sempre bello, l'arte e l'architettura è sempre moderna e noi dobbiamo, almeno io vi suggerisco, di guardare con questo nuovo in prospettiva e il restauro e quindi i costi che dovreste affrontare nel completamento del vostro sogno di comprare e abitare un nuovo immobile. Vi ringrazio, faccio gli auguri a me stesso del mio compleanno e a voi per quando lo sarà, sono a vostra disposizione, i miei colleghi mi possono trovare quando volete e semmai scambiare due chiacchiere. Grazie, a presto.